Ciao a tutti raga, sono Dedena99 e in questo video vi illustrerò la mia villa che vi ho fatto vedere durante l'inaugurazione del mio canale. Come ho già detto nell'inaugurazione, questa villa l'ho fatta riproducendo la mia vera villa nella realtà. Qua c'è il giardino, con un albero di palma, non un albero di quercia. E qui c'è la caldaia di mio nonno. Non ho messo le ragnatele così tanto per, ma veramente la caldaia di mio nonno è così. Poi saliamo le scale. Ma i gatti se ne sono andati da tantissimo tempo. Sono già cresciuti i gatti, ce li ho ancora là. Vabbè. Saliamo in casa. Questa sala l'avete già vista e vi ridico che questo qua, vabbè, è il salone e un po' già si sa. Questa è la scala per il secondo piano. Questo che ho fatto con l'ossidiana dovrebbe essere una TV. Fammela accendere. Bella, bella. Mi metto bene a vedere la Benedetta Parodi. Mettiamo un po' di sale lì, mettiamo un po' di sale qui, mettiamo un altro po' di sale lì, un altro po' di sale qui. Questo è il disimpegno, dove c'è lo stanzino. Apri, chiudi, apri, chiudi, apri, chiudi, apri, chiudi, apri. Divertente. Qua c'è il bagno tutto a rosa, con tutte le luci colorate. Con una vasca da bagno e una leva, che non serve ad un cazzo. Vabbè. Poi qua c'è il gabinetto. Voi tutti quanti sapete che i gabinetti si fanno con i calderoni e con sopra Petruccio la leva e la botola. Invece l'ho fatto così perché bisognava entrare dentro. Perché c'è un passaggio segreto, come vi ho già fatto vedere più o meno l'altra volta, sotto. Questo è un piano che non ho voluto approfondire perché era inutile. Avrei dovuto fare uno sforzo inutile. Passiamo alla camera dei miei genitori, che nei prossimi video userò come camera mia. Qua ci sono un paio di alambicchi, qua c'è l'armadio gigante. Ora che ce l'ho il vetro lo metto. Tutto in vetro, ma non di ossidiana, perché sinceramente non me lo vedo uno a comprarsi un armadio in ossidiana. Qua poi c'è i letti mie e di mio fratello d'ora 99 costui. Qua c'è l'armadio. E mo vi farò vedere una ripresa della mia camera e voglio vedere se riuscirete a trovare la corrispondenza. 3, 2, 1. Ecco qui la scrivania dove faccio. Mi stai facendo la foto? Visto? Sempre succede, ogni volta che attivo Skype. Allora, questa è la scrivania dove faccio i video. Questo è il letto e questo è l'armadio di diamante che avete visto. Vabbè, avete già visto troppo. Un attimo. La pausa, dove cazzo? Quindi penso che abbiate capito che le cose le imito veramente. Questa è la TV, diciamo, che avete visto. Vi faccio un'inquadratura più o meno dalla telecamera. Qua, quando l'ho messa sul letto. E qua, quando l'ho messa sulla scrivania. Con accanto. Vabbè, avete visto tutto quanto specchiato, però un'idea ve l'ho data. E con fuori la finestra. Questo è il balcone. Il balcone che percorre quasi tutto il perimetro della casa. Che poi, se non ci credete, magari ve lo faccio pure vedere. E questa è la sala da pranzo. Questo è il salone. Facciamo una simulazione. Adesso mia madre starebbe qui, bella seduta, a guardarsi la televisione. E mio fratello
Sta intanto qua a giocare a Minecraft, mentre io sto in camera mia su questa bellissima sedia, che in realtà è rossa, vabbè, a parlare con voi, con un bel computer, tutto rosso anch'esso. Invece, mentre mio padre sta qua su una specie di panca con cuscinetti rossi, vabbè, per lui la faccio con la dinamite. Guardate che è difficile lavorare in terza persona con Minecraft. A rilassarsi e a fare gli aggiornamenti al tablet di mia madre. Bene, va bene così. La toglierò dopo quella cosa. Questa invece è la nostra caldaia. Adoro le caldaie. Tanto per darvi un'idea, adesso ho fatto il video e sto facendo il video, questo video qua, e adesso ho appena finito di caricare l'altro video. O meglio, quello là, il mio server aggiornato alla Minecraft 1.3.1. Vi mostro il piano di sopra, che è fatto tutto in parquet rosso. L'ho simulato facendo il legno rosso, con due intercapedini, che qua ci ho messo un po' di lana colorata. Apriti, ecco. Qua c'è lo studio di mia madre, dove questa cosa di ossidiana invece è il computer, computer fisso, e questa è una stampante. Questo è un quadro, c'è veramente il quadro, e questo è il bellissimo divano. Questo è l'altro balcone, e qui c'è la nostra stanza, che non è dove dormiamo, o meglio quella di mia e di mio fratello, che l'abbiamo soprannominata la stanza di giochi, dove stanno una marea di giochi. Questa, vabbè, diciamo così. E pur invece di fare un secondo bagno a casa mia, non mi vedete la skin perché si è buggata, ho fatto una specie di jacuzzi. Pur di cambiare, un attimo che prendo la leva. Ecco. Si è buggato pure il pistone. Ma che cazzo. Vabbè. Però la facciamo così. Dove apro le leve e scende l'acqua. Anche se non aveva assolutamente senso, però. Qua c'è la finestra, che c'è veramente la finestra. Guardate che non ci sono le angurie, quindi state tranquilli. E poi, tanto per darvi un'idea, qua sotto, le scale, quelle scale sono delle scale a chiocciola e si collegavano direttamente al piano di giù dell'appartamento di mio nonno, che si collegavano proprio così. Solamente che, visto che ho sbagliato un po' i calcoli, per ricollegarla ho dovuto fare una mini galleria per dirvi quanto io ho sbagliato i calcoli. E questo è tutto. Per adesso mi fermo qua. Qua non c'è più la porta, perché vi mostrerò la seconda parte della villa nella seconda, quindi, parte del video. O meglio, vi mostrerò proprio la casa, o meglio, l'appartamento che sta a mio nonno. E quindi quello che vi posso, l'unica cosa che vi posso dire è alla prossima. Per favore, non mi fate dire sempre ciao a tutti, raga, perché è un po' scocciante ed è anche un po' da handicappati. Quindi, vediamo. Trovatemi voi un nuovo saluto, così vi saluto. Cioè, non mi posso mica salutare. Ciao a tutti, picciotti. Cioè, vabbè, qua sopra il tetto c'è una bellissima jacuzzi, solo che non c'è veramente. Alcune cose le ho inventate, come anche il tiro con l'arco e la fontana. Qua c'è il garage. Però qua c'è veramente la piscina con acqua e tutto, solo che non c'è. Non c'è l'isoletta. Vabbè, questo un po' ve l'ho anche già detto nello scorso video. Stanno per finire i 10, no, tra 10, tra 5 secondi è finito Bandicam. Quindi ciao a tutti, raga, e alla prossima. Dove cacchio sta?